Spalti gremiti, altra straordinaria cornice di pubblico, 12.258 gli spettatori presenti oggi nell'andata dei quarti, playoff di fronte a Pescara Dentella, Brosco recuperato per la panchina, sorpresa in formazione, Boben preferito a Pellacani, ultima da titolare il 4 marzo contro la Juve Stabia, la prima di Zeman che oggi fa 100 col Delfino, guardate la curva nord, sold out, capitano Palmiero, per il resto tutto confermato, i Liguri privi di Chiosa, Borosini e Tascone, 3-4-2-1 sulla tre quarti Meazzi e Gaston, con Gaston Ramirez entrambi alle spalle di Mercai, comincia nettamente meglio la formazione ospite, c'è questo cross da destra dopo un errore di Palmiero, l'invito in mezzo, la difesa rimane a guardare, Corbari sblocca il punteggio, il tiro non è irresistibile, forse non ha visto il pallone che sbuca tra una selva di gambe, il portiere Plizzari al settimo minuto, insomma il Pescara va sotto 1-0 in tella, il gol di Corbari, classe 1994, quinto gol in questo campionato, il primo nei playoff, abbiamo visto una parte dell'azione ma ci sono state tante situazioni fatte male dai biancazzurri, tanti errori, soprattutto il primo, quello di Palmiero, che ha innescato l'azione del vantaggio, firmato appunto il vantaggio da Corbari, poi reazione del Pescara al 18esimo, questa gran palla di Delle Monache, si divora una occasione gigantesca, Lescano goffo nella circostanza. Non abbiamo capito la dinamica di questo intervento, insomma, grande opportunità. Poi sbaglia Milani, insomma, gli esterni, soprattutto Milani, non ha fatto granché bene. Il destro di Tomaselli, ex Albino Leff, è arrivato a gennaio all'Entella, la palla che sfiora il palo sinistro della porta difesa da Plizzari. Poi Meazzi elude l'intervento di Messi che colpisce il palo all'altezza dei 18 metri. Meazzi che oggi ha compiuto 22 anni, classe 2001. 32esimo, dunque, altri due squilli dell'Entella in vantaggio per una rete a zero dal settimo, il gol di Corbari, siamo al 46esimo, c'è questo cross di Palmiero, la spizzata di Lescano e l'intervento falloso di Tomaselli ai danni di Merola, Tomaselli viene ammonito, cartellino giallo, rigore netto perché Tomaselli trattiene Merola che era stato servito alla spizzata di Lescano dopo la cross di Palmiero sul punto di battuta, Facundo Lescano che ha segnato 5 gol su rigore su 6 calciati, bravo Borra, però insomma poteva fare nettamente meglio Lescano, e poi il miracolo di Borra sulla respinta, sul tapin di Cancellotti, davvero incredibile l'intervento dell'estremo difensore dell'Entella, qui vediamo che battezza l'angolo, poteva fare meglio Lescano, e poi ripetiamo la prodezza sul tapin di Cancellotti, miracoloso Borra, classe 1995, estremo difensore dell'Entella, si va al riposo sull'1-0 per la squadra di Gennaro Volpe, la grande occasione, la grande chance capitata su calcio di rigore a Facundo Lescano, e poi c'è il palo all'inizio del secondo tempo che viene colpito, timbrato da Zamparo che è entrato proprio all'inizio del secondo tempo della ripresa al posto di Meazzi, dunque 3-4-1-2, Plizzari immobile sul calcio di punizione battuto con grande bravura tecnica da Ramirez, siamo al 63esimo, qui reagisce il Pescara, cross di Raffià, non è impeccabile, Parodi sbaglia l'intervento e c'è il guizzo rapinoso di Merola che prende lo spazio, il tempo e soprattutto riesce a superare il suo dirimpettaio e direi in modo particolare stavo difensore all'Entella con un tiro ravvicinato, 1-1 il settimo gol in questo campionato per Davide Merola, esplode l'Adriatico Giovanni Cornacchia, rivediamo, Parodi non è impeccabile, poi bravissimo Merola nel breve, vabbè c'è anche una differenza di fisico con Sadiki, il gigante canadese, 1,95, però lo spunto di Merola è da sottolineare, 1-1 al 64esimo e poi il fallaccio, l'intervento durissimo di Lescano che sbaglia lo stop nel tentativo di recuperare il pallone, frana addosso, però insomma questo intervento da rosso ineccepibile, l'intervento su Andrea Paolucci, ex della Contesa, cresciuto nel Pescara, abruzzese di Tollo, classe 86, sarà costretto ad abbandonare il proscenio, i migliori auguri da parte
di noi, perché da parte di tutti noi, perché l'intervento è stato davvero brutto da parte di Lescano, che salterà Chiavari, viene espulso in 10 uomini, ci sono dei cambi, lucidissimo Zeman cambia le mezze ali, entra anche Mora che si posiziona davanti alla difesa, va a schermare prima Ramirez e poi Clemenza che entrerà in corso d'opera, ma sul cross al 73esimo di Raffiace il colpo di testa di Aloi che porta in vantaggio il Pescara, capovolge la situazione la squadra di Zdenek Zeman. Guardate l'esultanza del numero 8 che era entrato nel corso della ripresa al posto di Kraja, c'è il pallone che viene mantenuto vivo da Merola, bravissima circostanza, e poi l'assist geniale di Raffià per il colpo di testa da posizione decentrata, posizione molto difficile di Aloi che inganna il portiere Borra, il pallone si infila all'angolino opposto, un gol importantissimo, bello. Siamo al minuto 74 nel corso di questa partita con il Pescara in 10 uomini per Salvatore Aloi, il secondo gol in questa stagione, si era sbloccato tanto tempo fa il 18 ottobre sul campo del Giuliano, si giocava ad Avellino 1-1 il verdetto finale, ma questo è un gol dal peso specifico rilevantissimo, finisce 2-1 per il Pescara. Pescara che torna a battere l'Entella dopo più di 7 anni, l'ultima volta prima di questa sera il 12 dicembre 2015 2-0 si era in Serie B, il Pescara che va a Chiavari con il vantaggio di un gol, 2 risultati su 3, Pescara batte Entella 2-1.